Buonasera dal TGR Molise. In apertura, come avete visto dai titoli, ci occupiamo di lavoro e in particolare di come ridurre gli incidenti sul lavoro. Pensate, solo l'anno scorso in Molise sono stati oltre 2.000, di cui 13 mortali. Se ne è discusso a Campobasso. Per noi c'era Paolo Martini. La sicurezza sul lavoro è un tema che finisce in prima pagina solo quando ci sono incidenti e morti, eppure in Italia le norme sono all'avanguardia. Quali altri strumenti sono necessari per far diminuire gli incidenti? Come istituto abbiamo messo in campo una serie di strumenti. Principali e più conosciuti sono i finanziamenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza all'interno delle imprese, finanziamenti spesso a fondo perduto per la sostituzione di macchine o l'adozione di sistemi di gestione. Un'altra serie di attività che facciamo, e la giornata di oggi si inserisce in questo quadro di attività, sono progetti di promozione della cultura della sicurezza e dell'attenzione al rischio. Al convegno, cui hanno partecipato rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle istituzioni, a Campobasso è emerso un dato: spesso le norme sono considerate intralci sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Le imprese non è che hanno una colpa sul fatto di non dedicarsi molto a queste tematiche della sicurezza, anzi, a volte noi vediamo che sono molto, molto interessate, però è proprio l'attività che loro svolgono e poi in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo viene visto il discorso della sicurezza più come un atteggiamento normativo e non culturale, per cui si tende a mettere a posto la documentazione, ma si fa fatica a venire nei nostri centri a qualificare il personale e in modo particolare qualificarli per quanto riguarda tutto l'aspetto della sicurezza, la normativa e del decreto legge 81.